Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica coda di drago che ho chiamato Samba. Questo perché il filato che ho deciso di utilizzare è il filato della Mondial che si chiama appunto Samba, che è questo gomitolo da 200 grammi che misura 400 metri. Io per realizzare questa coda di drago, che è larga, quindi nell'ultimo giro 60, 80 centimetri, e lunga, quindi dalla punta fino a qui 160 centimetri, ho utilizzato una sola cake lavorando con l'uncinetto del 5,5. Mi raccomando, però, se avete una mano molto larga, cercate di lavorare con un uncinetto più piccolo, quindi con un uncinetto del 5 o anche del 4,5, perché altrimenti vi viene un po' troppo forata. Quindi, se invece vi piace che sia forata e che sia bella morbida, anche se avete una mano larga, andate a lavorare con l'uncinetto del 5,5. Oltre a questo colore che ho usato io, il 645, ci sono anche molti altri colori, uno più bello dell'altro. Guardate qui, questi sono molto particolari, gioiosi, come quello che ho usato io per dare brio ai nostri abiti invernali, che molte volte hanno dei colori spenti, o abbiamo anche il classico colore che si può abbinare su tutto, come questo, che è il codice 641. Come vedete, lì ci sono gli altri samba rimasti. Purtroppo dei colori sono già terminati e non sarà possibile riassortirlo, però come vi ho detto, con una sola cake riuscite a fare questa coda di drago. Naturalmente, se la volete fare molto più grande, vi consiglio due cake. Per quanto riguarda la lavorazione, è semplicissima, sono quattro giri che vanno ripetuti, e quando si va a ripetere il primo giro si va a creare appunto lo scalino, ossia questa squama di drago. Vedete, lo faccio vedere bene, guardate qui, ecco, vedete? Quindi questo è il giro attorno, e qui invece sono le nostre squame, le nostre scaglie del drago, quindi è molto carina per questo. Detto ciò, io spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare. Vi ricordo inoltre che fino a lunedì sera, fino a mezzanotte, sul mio sito Filati Elsa, se fate una spesa che supera i 50 euro, potete usufruire del codice promozionale che si chiama Elsa, come me, per festeggiare il mio compleanno, che è oggi e faccio 40 anni. E questo codice promozionale, inserendo nel carrello il mio nome, quindi Elsa, otterrete un 10% di sconto. Quindi invece di 50 euro pagherete 45 euro. E naturalmente, più è alta la spesa, più sarà maggiore il risparmio che andrete a fare. Vi ricordo che quindi questa promo scade appunto lunedì a mezzanotte, e noi poi, come sempre, ci vediamo presto con un nuovo video tutorial. Per realizzare la nostra coda di drago, io utilizzerò il filato Samba della Mondial, che è questo gomitolone da 200 grammi. Io utilizzerò l'intero gomitolone. Lavorerò con l'uncinetto del numero 5,5. Mi raccomando, se avete una mano molto larga, magari lavorate con il numero 5 in modo tale che la coda di drago non venga troppo larga. I giri da fare sono 4. In realtà, questa coda di drago, sicuramente a questo punto l'avete vista e rivista, però siccome io non l'ho mai fatta e mi è stata richiesta, ho deciso di farla anche io. Allora, andiamo a fare un anello magico, e all'interno del nostro anello magico andiamo a fare il giro base, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta, rientriamo, andiamo a fare altre 2 maglie alte, per un totale quindi di 3 maglie alte. 2 catenelle di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta. Chiudiamo il nostro anello magico chiudendolo, e poi andremo a nascondere il filo. A questo punto possiamo fare i nostri quattro giri che vanno sempre ripetuti. Iniziamo dal primo e andiamo a fare 4 catenelle che sono, no, scusate, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione. Entriamo dentro l'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Vado dove ho la seconda delle 3 maglie alte, vado a fare il mio ventaglio, quindi una maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro. Entriamo nell'archetto di una catenella e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle, e questo equivale alla nostra prima maglia alta. Rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. 1, 2. Per un totale quindi di 3 maglie alte. Entro nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Entro nell'ultimo archetto, quello di 2 catenelle, e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. 1, 2,
2, 3. 2 catenelle di separazione, quindi una, due, prendo il filo, entro nell'archetto di 2 catenelle, nella terza catenella, che qui è la nostra maglia alta, e andiamo a fare una maglia alta. A questo punto ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro terzo giro e andiamo sempre a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendiamo il filo, entriamo nell'archetto e andiamo a fare il nostro primo ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vado nel secondo delle 3 maglie alte, di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Prendo il filo, vado di nuovo dove ho la seconda del gruppo di mie 3 maglie alte, vado a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vado nella seconda maglia alta dell'ultimo gruppo e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro. Come sempre, maglia bassa, 2 catenelle, e vedete la differenza che si fa anche qui, che mi piace molto perché è come se si creasse anche da questa parte delle piccole squamette. E poi di nuovo entriamo, andiamo a fare altre 2 maglie alte. Una, due. Entriamo nell'archetto del ventaglio successivo e di nuovo 3 maglie alte, una, due e tre. Ancora entriamo nell'archetto successivo e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, una, due, tre. Archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, una, due e tre. Entriamo nell'ultimo archetto e di nuovo andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, una, due e tre. 2 catenelle, prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la nostra terza catenella, che voleva la nostra prima maglia alta, andiamo a fare una maglia alta. E adesso abbiamo fatto i nostri 4 giri, quindi come potete vedere il primo giro è ventagli, il secondo giro sono gruppi di 3 maglie alte, il terzo giro sono ventagli, il quarto giro sono i gruppi di maglie alte e come vedete la nostra coda di Dago andrà ad allargarsi da questo lato. Ora dobbiamo fare il primo giro che facciamo adesso è quello che faremo sempre perché è diverso da quello che abbiamo fatto qui e andiamo sempre a fare le 3 catenelle. Le 2 di separazione, entriamo nell'archetto e facciamo la nostra ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Andiamo nel primo gruppo di 3 maglie alte, entriamo nella seconda e andiamo a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta. Gruppo successivo, sempre nella seconda maglia alta, andiamo a fare il nostro ventaglio. Gruppo successivo, di nuovo andiamo a fare il nostro ventaglio sempre sulla seconda maglia del gruppo di 3. E lasciamo gli ultimi due gruppi di 3 maglie alte liberi, quindi ci giriamo e andiamo a fare direttamente il nostro secondo giro, quindi andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Mi raccomando, se non vi piace che qui si crei questa sorta di scalino, potete fare direttamente le 3 catenelle qui. E poi nell'archetto andare a fare le 2 maglie alte per un totale comunque di 3 maglie alte. Diciamo che potete fare come preferite. Io mi piace di più che si crea questa sorta di vedete scalino anche da questa parte. Comunque, quindi faremo 4 giri e poi di nuovo quando andate a ripetere il primo giro dovete sempre saltare gli ultimi due gruppi di 3 maglie alte e andremo a lavorare così come vi ho detto finché non utilizzeremo tutto il nostro gomitolone. Ho finito la mia coda di drago, guardate qui che meraviglia il colore che è venuto fuori, io lo adoro, lo trovo fantastico e vi dico che utilizzando tutta la mia cake di larghezza, quindi da qui a qui, che è l'ultimo gruppo di 4 giri che sono andata a fare, ho circa 80 centimetri, mentre dalla punta
fino a qui è lunga 160. Non è grandissima ma neanche piccola, si riesce tranquillamente a fare il giro intorno al collo, quindi anche questo progetto facile e veloce e questa coda di drago è terminata.